volersi bene e amarsi. Vediamo come fare. Ciao, sono Michela Guglielmoni, viaggiatrice del profondo, e aiuto le persone ad essere se stesse, trovare la loro strada e cambiare vita. Se anche tu ti senti un po' stretta nella tua vita, senti che manca qualcosa e vuoi cambiare, iscriviti al canale per avere tanti contenuti a tua disposizione che ti aiutano in questa trasformazione. Questo è il primo video di una serie di 3 video per imparare a volerci bene, ad amarci, che è proprio la base per avere una vita felice, è la base per riuscire a trasformare la nostra vita ed andare incontro a qualcosa che veramente ci fa stare bene. Dobbiamo partire proprio da noi. E oggi, in questo primo video, vediamo come realizzare il nostro grande sogno di volerci bene. E in questo primo video vedremo come arrivare alla nostra massima idea di volerci bene. E partiamo proprio da qui. Che cosa vuol dire per te volerti bene? Di solito per noi è un concetto astratto, ok? Quindi tante belle cose, vuol dire accettarmi, essere sicura di me, non farmi problemi con le altre persone, non aver paura del giudizio degli altri e via dicendo. Ma facciamo un altro passettino, facciamo quel passettino che ci aiuta a sbloccarci e a portare questo amore per noi stesse nella nostra vita, ovvero: qual è una visione concreta? Che cosa vuol dire a livello concreto di azioni amare te stessa? Ci hai mai pensato? I gesti che per te vogliono dire: se faccio quello, se mi comporto in questo modo, significa che mi amo, mi accetto, che mi voglio bene. Immagina proprio in grande adesso, proprio il sogno. Ok? Nella massima idea, nella tua massima espressione, che cosa vuol dire a livello concreto amarti? Ad esempio potrebbe essere dedicare un'ora al giorno solamente a te stessa, senza compagno, senza figli, senza nessuno che ti rompe le scatole, ma avere un'ora di tempo solamente per te. Oppure, non lo so, una volta ogni 2-3 mesi avere un'intera giornata solo per te stessa, per andare dove desideri. Oppure può voler dire imparare a dire di no, che questa è una cosa difficilissima. Noi diciamo sempre sì agli altri, diventiamo matte per cercare di dare aiuto, dare supporto alle altre persone, finendo così per annullare noi stesse, e di certo questo non è amore per noi stesse. Quindi anche imparare a dire di no potrebbe essere. Quindi prova a riflettere a livello concreto le azioni, i gesti che significano che tu ti stai amando. Proprio pensalo in grande, quindi il massimo a cui tu puoi aspirare. Anche se ti sembra impossibile in questo momento, non ti preoccupare, perché adesso vedremo come poterci arrivare. Quindi, una volta che tu hai definito questo tuo sogno, questa tua visione ideale di amarti, che cosa facciamo? Adesso pensi a una piccola, piccola azione che inizia a realizzare la tua grande visione, il tuo grande sogno. Quindi, ad esempio, se per me amarmi vuol dire dedicarmi un'ora al giorno di seguito, non 5 minuti, 10, eccetera, in giro per la giornata, ma un'ora intera solo a me stessa, qual è un piccolo, piccolo passettino che io posso fare per raggiungere questo obiettivo? Ad esempio, potrebbe essere alzarmi prima 5 minuti al mattino e in quei 5 minuti voglio leggere, voglio scrivere, voglio meditare, voglio semplicemente aprire la finestra e bermi il caffè guardando fuori in santa pace. Oppure potrei pensare: che cosa ci voglio fare in quei 60 minuti tutti per me? Perché noi diciamo: ah, vorrei tanto avere un'ora per me stessa. Che cosa ci fai in quell'ora per te stessa? Anche il fatto di dire: ho un'ora a mia disposizione, vorrei fare X, Y e Z. Ok? Anche questo è un passo concreto per arrivare a realizzare quella grande visione. Oppure, nell'esempio, se voglio imparare a dire di no, ok, alle persone, potrebbe essere il fatto di iniziare a dire dei piccoli no,
ovvero a quelle cose che non cade il mondo se tu dici di no, ok? Quindi quelle piccole cose che agli altri fanno magari comodo, ok? Che però non è che gli stravolgono la vita o che sia chissà che cosa o che fai a loro chissà che torto o è una cosa così importante, ok? Quindi una cosa piccola, un piccolo no, che ti costa uno sforzo, perché comunque dire no anche nelle cose tra virgolette banali comunque ci richiede uno sforzo, ok? Ad esempio, lo so, devi andare a una festa tra amici, ti chiedono, ah, puoi preparare i bignè, che sei famosissima per fare i bignè, ok? Tu dici sì, ma in quei giorni sei proprio super mega incasinata, non hai neanche 5 minuti. Quello può essere una piccola azione per dire, no, guarda, stavolta proprio sono presa malissimo, non riesco, non ce la faccio. Un piccolo no, non cade il mondo, ok? Non è che ti depennano dalla lista degli amici, non le invitiamo più perché non hanno preparato i suoi super bignè, ok? Per una volta non succede niente. No, guarda, mi dispiace, non ce la faccio, piuttosto mi fermo, prendo una torta, oppure se la può fare qualcun altro, o faccio qualche altra cosa, ok? Oppure può essere, non lo so, se un tuo collega ti dice ah, puoi rispondere tu alla telefonata del cliente che adesso sono incasinato, non riesco? Tu, che sei incasinata, uguale, dici no, guarda, adesso io proprio non ce la faccio, rispondi tu, ok? Iniziamo a mettere i nostri limiti, i nostri confini, il dire qualche piccolo no. Sarà difficile, ok? Ma in tutte queste azioni di amo me stessa, mi voglio bene, mi rispetto, mi accetto, tutti questi piccoli gesti iniziano a provare a te stessa che veramente tu ci tieni, che veramente tu ti ami e che stai facendo qualcosa per prenderti cura di te. Quindi all'inizio sarà un po' difficile, ma i risultati veramente saranno sorprendenti anche in piccole, piccole, piccole cose. È come innescare una specie di circolo vizioso positivo. Ne abbiamo tanti di negativi. Inneschiamo un circolo virtuoso positivo. Che cosa succede facendo queste piccole azioni che ti portano benessere, che appunto ti senti bene, ne senti i benefici, aumenta la tua autostima, perché vuol dire io valgo, mi sto dedicando del tempo, sto facendo qualcosa per me, posso farlo, riesco, oggi ci sono riuscita ed è già un grandissimo traguardo, e tutto questo è come se ti caricasse, ti desse nuova energia per continuare, per andare avanti, per proseguire e fare ancora un passettino in più per arrivare poi alla tua visione. Quindi come si fa a imparare a volersi bene e ad amarsi? Inizia con l'avere la tua grande visione a livello proprio concreto, materiale, di che cosa vuol dire, che azioni devo fare per volermi bene, quale sarebbe il mio grande sogno di manifestazione che io mi sto volendo bene. Una volta che l'hai identificato, scegli una azione piccola da iniziare a fare, quindi quel famoso primo passettino che ci richiede fatica, ma che ha dei grandissimi, grandissimi, grandissimi risultati. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale e metti un like, così so che questo tipo di contenuti ti piace e magari ne posso fare ancora. Adesso, come ti dicevo, questa sarà una serie di 3 video, quindi questo è il primo video. In più, per te, qui sotto trovi un link per scaricare un regalino che ti aiuterà anche questo a imparare ad amarti, a volerti bene e ad accettarti. Ora ti aspetto qui sotto nei commenti per sapere qual è la tua grande visione, il tuo sogno di amore per te stessa e quale prima piccola azione hai scelto per metterlo in pratica. Questo è un piccolo impegno che ti aiuterà a portare avanti l'azione che hai scelto. Io ti ringrazio di essere stata qui e ci vediamo nel prossimo video per continuare questa serie per volersi bene e amarsi. Ciao!